pomeriggio, web spettatori di Gilda TV. Come anticipato prima di Pasqua, vi proponiamo l'intervento della Gilda degli insegnanti alle audizioni della Camera in commissioni riunite sul DDL Scuola. Per la Gilda è intervenuto Fabrizio Rebersheg. Fabrizio Rebersheg, prego. Grazie. Intanto ringraziamo per l'invito che ci consente, dopo tantissimo tempo, di interloquire un po' in maniera formale con le forze politiche e con il Parlamento. Ne prendiamo atto con rammarico, perché credo che dalla prima stesura del volumetto La Buona Scuola fino ai vari progetti sarebbero state necessarie alcune forme di colloquio con le forze sindacali. Vorrei ricordare a tutti gli onorevoli e i senatori, deputati e senatori, che le forze sindacali in questa stanza hanno da poco fatto le elezioni RSU e rappresentano più di 750.000 voti. Cioè non è che siamo delle cose che stranamente girano, siamo delle forze rappresentative di questo paese e della professionalità che esiste dentro le scuole. Per cui io confido che questa non sia l'ultima volta in cui ci si venga così a interloquire, ma sia un percorso che possa durare nel tempo, anche perché noi riteniamo, come Gilda degli insegnanti, che ben difficile sia portare a conclusione tutto questo progetto di legge, disegno di legge in tempi brevi, senza forzature pesantissime nei confronti del Parlamento e della libertà dello stesso Parlamento. Io parlo anche come cittadino. Allora, io credo che, condividendo molte delle cose state dette anche ai colleghi, noi riteniamo che ci debbano essere degli strumenti diversi che non il disegno di legge, soprattutto per quanto riguarda il piano assunzionale del precariato, che è su quello che c'è un minimo di urgenza, visto che c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea alla quale dobbiamo dare delle risposte. E vorrei anche essere chiaro, nella misura in cui il governo continuerà a non dare delle risposte in maniera chiara, noi siamo disponibili come Gilda insegnante ad andare di nuovo a Strasburgo, alla Commissione Europea e chiedere le sanzioni che sono previste dalle direttive dei regolamenti europei, perché l'Italia in questo momento è ancora inadempiente. Allora, questo è un buon documento che ci consente di parlare subito del precariato. Credo che la cosa che noi dobbiamo invitare il governo, visto che c'è il sottosegretario Farone, è quello di scorporare la parte sulle assunzioni e sulla questione dell'organico funzionale subito con decreto, facendo sì che però siano raccolte le indicazioni che sono state date anche dagli altri colleghi. L'organico funzionale non può essere quello che è stato qui descritto in termini di albi e così via, ma l'organico funzionale è il superamento di fatto dell'organico di diritto con l'organico di fatto stabilito dalle singole scuole. Cominciamo da cose semplici per arrivare poi a una riforma complessa e definitiva della scuola. In pochi mesi non possiamo fare una grande riforma della scuola seria, perché le riforme della scuola, voi sapete, durano per anni, per decenni e pesano tantissimo. E noi vorremmo evitare che ci si apra un contenzioso di guerre guerreggiate in cui chi vince sono sempre gli avvocati che fanno le cause e chi perde è la scuola e perde anche la credibilità del Parlamento e del Governo. Su questo io inviterei proprio i deputati e i senatori a rifare una riflessione. Prendiamo atto che dalla prima stesura all'ultimo disegno di legge, entro qua nel merito, abbiamo già dato, ho spedito a tutti quanti i deputati e senatori anche per mail il nostro documento, per cui non leggerò. Prendiamo atto che c'è stato un peggioramento dalla prima stesura della Buona Scuola fino all'ultimo disegno di legge. Addirittura il decreto legge che era in bozza, che girava, era migliore, perché in qualche maniera prefigurava una qualche partecipazione della componente dei docenti all'interno delle scelte della scuola. Qui si è fatta una scelta radicale, cioè è l'articolo 7 alla base di tutto il decreto e di tutto il disegno di legge, cioè l'attribuzione ai dirigenti scolastici della piena e totale discrezionalità, potere discrezionale amministrativo, perché sulla questione di scegliere questa via si deve poi scegliere una via degli albi territoriali in cui il dirigente può scegliere dall'organico funzionale, da questa cosa si fa sulla valutazione del merito, si destrutturano tutti gli organi collegiali, addirittura scompare il comitato di valutazione, d'amblè, praticamente si fa la riforma degli organi collegiali senza che nessuno ne venga a conoscenza, si fa la riforma degli organi collegiali qui.
e nessuno lo mette in evidenza. E credo che su questa cosa qua noi riteniamo che tutto l'articolo 7, cioè quello che attribuisce al dirigente scolastico un potere straordinario, debba essere radicalmente modificato e ci debba essere, così come è stato in più occasioni ripetuto, rivalorizzato il ruolo dei docenti e delle componenti della scuola attraverso una valorizzazione degli organi collegiali, che significa dare responsabilità a questi organismi, non renderli passivi, non renderli organismi di resistenza nei confronti del capo. I docenti hanno bisogno di essere responsabili e di pagare per la loro responsabilità, ma in questo caso chi decide tutto è solamente il dirigente scolastico. Pensate ad esempio, come diceva alcune di Menna mi pare, se io sono un insegnante femmina che è incinta, è alla 104 perché sua mamma sta male, non verrei mai chiamata da nessun dirigente scolastico, perché è ovvio, perché devo chiamare una persona che mi sta a casa da scuola e devo sostituirla con supplente? Ma cioè, siamo nell'ABC dei diritti qui. Noi dobbiamo in qualche maniera garantire a tutti pari opportunità, che ci siano delle cose trasparenti, chiare, in cui il diritto vale per tutti. Pari opportunità non significa solamente per i nostri studenti che sono i cittadini del futuro, i cittadini italiani di adesso, ma anche come lavoratori della scuola. Perciò noi riteniamo, sulla questione dell'articolo 7 abbiamo fatto gli emendamenti, in cui ci deve essere di nuovo il concerto della decisione del dirigente insieme con gli organi collegiali della scuola, che sono il consiglio di istituto e il collegio dei docenti. E perciò la sopravvivenza anche al comitato di valutazione, nella misura in cui si va a nuova inclusione nei contratti a tempo indeterminato. L'altra questione è stata ripetuta anche in molte cose. Il merito va benissimo, discutiamone. È da anni che discutiamo del merito, però attribuito così, d'amblée, in maniera autonoma, discrezionale, autoreferenziale al dirigente scolastico, non va bene, perché non c'è nessun tipo di valutazione di chi definisce il merito. Cioè il merito stabilisce una cosa di sistema e quindi anche di soggetti. Così invece è solamente uno che decide chi è buono e cattivo, chi viene premiato e non premiato. Con che criteri non si sa, nemmeno a livello contrattuale c'è nessun tipo di rimando. Questione inaccettabile, ovviamente, è la questione dei 36 mesi di contratto, cioè, signori miei, qui siamo a livello incostituzionale palese, se la Corte di Giustizia Europea su questa cosa qua si mette a ridere se facciamo un altro ricorso. Non possiamo dire che siccome se superiamo i 36 mesi licenziamo tutti, ma vi rendete conto che il prossimo anno ci dovrebbe essere la maggior parte dei docenti che stanno facendo i supplenti annuali adesso in seconda fascia, che hanno già fatto 4-5 anni, non potrebbero essere più chiamati se passa questa roba qua, perché dovrebbero... No, hanno già superato i 36 mesi. Cioè licenziamo delle persone e teniamo così. Ma faranno il concorso, ma quando? E se il concorso va male? Ma vi rendete conto della incredibile contraddizione che ci sono in questo? Altra questione che le nostre proposte sono un po' più concrete ovviamente di quello che sto dicendo, ma solamente per darvi degli spunti critici. Questione della carta elettronica, che alcuni hanno detto benissimo. Allora, sono 380 milioni di euro annui per pagare la carta a favore del docente. Io credo che in una situazione in cui da anni i nostri contratti sono bloccati e ci dicono risorse non ce ne sono, non sarebbe stato meglio discutere di questa cosa qua insieme con le organizzazioni sindacali e dire forse poche risorse ci sono, discutiamone insieme per valorizzare lo stipendio di base degli insegnanti. Perché questa carta poi è un giro, perché io a questo punto dovrei spendere i 500 euro solamente con criteri che qualcuno ci dirà, perché se vado a vedere un film non gradito evidentemente dalla cultura dominante non potrei avere potrei spendere la carta elettronica. La cosa che noi proponiamo, che è molto più semplice, è che ci sono detrazioni, deduzioni fiscali semplici, chiare, a livello professionale, come succede per i professionisti, per alcune cose di acquisto per la formazione e così via. Tra parentesi vorrei ricordarvi che i corsi di formazione che noi stiamo facendo ce li paghiamo noi e spesso sono molto onerosi. E 500 euro sono nulla rispetto a questo, per cui è ovvio che dobbiamo in qualche maniera garantire un riconoscimento professionale per una professione che non dura un anno, ma dura per tutta una vita. Altre questioni che vorrei così affrontare, questione del 5 per 1000, concordo con Pantaleo, il 5 per 1000 deve essere dato a tutta la scuola pubblica in generale, non alla singola scuola, perché la singola scuola è sempre sul concetto dell'autonomia dirigenziale, dirigente, azienda, mercato, datemi i soldi e faccio quello che voglio. No, non
è così. La scuola pubblica deve dare a pari opportunità a tutti i cittadini italiani. Non ci sono scuole di serie A, di serie B, di serie C. È ovvio che alcune scuole potrebbero avere più soldi di altre scuole perché i genitori o gli amici hanno più soldi da dare. L'altra questione è sulla questione delle detrazioni fiscali per la spesa per la scuola privata. Noi riteniamo che ci sia un problema. In Italia mancano le scuole materne in troppe regioni d'Italia, in troppe zone d'Italia, per cui un genitore è obbligato a mandare i suoi figli alla scuola materna confessionale o privata perché non c'è la scuola materna statale. Allora, su questa cosa noi riteniamo ci debba essere un riconoscimento di detrazione, perché effettivamente non c'è scelta da parte del cittadino genitore, mamma, papà e così via, ma in tutti gli altri casi in cui c'è l'offerta dello Stato, per quale motivo io dovrei aiutare, vista la penuria di risorse che noi abbiamo, la scuola di tipo privato? Perché state attenti, noi rischiamo di fare scuole di tendenza poi, con questa logica del dirigente che diventa addirittura responsabile delle scelte educative, neanche il collegio docenti, il dirigente fa le scelte educative. Cioè siamo al di là del liberismo più assoluto che succede, che c'è in alcune scuole degli Stati Uniti d'America. Queste cose qua ci fanno star male, senza contare ovviamente che ci sono delle deleghe in bianco, come diceva Di Menna prima. Non si può, un governo non può mettere un disegno di legge il fatto di 14 titoli di deleghe. Le deleghe, io insegno diritto, io insegno ai miei allievi che le deleghe si danno al Parlamento, cioè il Parlamento dà la delega al governo su una serie di questioni, cioè sapere quali sono i livelli, il quadro all'interno della delega può essere fatta. Questi sono cambiali in bianco della serie, fate quello che volete. Io esorterei gli onorevoli senatori e deputati e il sottosegretario a ripensare un attimo. Io credo che è giusto ripensare e rimettere in mano la scuola e a farla funzionare meglio, perché tutto si può far funzionare meglio. Servono dei tempi che consentano un attimo di riflessione, un attimo di così, contributi di costruzione interna, perché 14 deleghe più questo documento significa un anno di lavoro da parte del Parlamento, secondo me, ma se ne può venire fuori con una grande riforma che duri per 20 anni. Noi abbiamo bisogno dell'unica grande riforma della scuola. Troppo spesso ogni governo fa una riforma nuova, siamo stufi. Vi pregherei di prendere atto di questa nostra perplessità. Grazie mille.